L'ultimo che metterà la palla dentro al cerchio dovrà offrire la cena a tutti. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi siamo qua con tanti ospiti speciali. Ma ne manca uno dei futuri. Ne manca uno? Ho portato il pallone. Questi palloni, ragazzi, serviranno perché l'ultimo di noi che centrerà con il pallone quella rete dovrà offrire una cena a tutti quanti. Quindi aggiungo arbitro, portafogli alla mano. Portafogli? Portafogli alla mano. Portafogli alla... Non bastano. Sono in gioco il telefono. Perfetto ragazzi, quindi a soldi ci siamo. Portafogli anche, quindi mi raccomando, nessuno può sgarrare. Ragazzuoli, non ci sono solo i futur quest'oggi, ma ci sono anche degli ospiti molto speciali. Let's go. Abbiamo King Nate, ragazzi. Posso? L'avete chiesto, l'avete voluto ed eccolo qua. Ragazzi, grande della Norvegia. Allora, Alfo, come te la cavi con i buchi? Cioè, ragazzi, allineate i vostri portafogli. Che farete? Prendi via il suo portafoglio e il portafoglio salvo. Ok ragazzi, partirò io, siccome sono il proprietario del canale. Vi volevo dire che magicamente, ragazzi, è comparso un altro bersaglio. Quindi sì, adesso lui si scalda così. Quando lui si scalda così, ce ne sono due, potremmo scegliere. Si chiamano Sniper Bag. Li potete trovare link in descrizione perché fanno parte dello shop Footwork. Vuoi spiegare meglio che cosa sono? Perché io sono ignorante. Allora, sono dei di portapalloni, quindi se avete tipo palloni sparsi per casa, giardino, portapalloni li mettete dentro, poi andate al campo o dove volete, li appendete e ve ne andate a calciare. Però il Fodox sta avvantaggiando e sta già calciando. Non mi sembra regolare. Quindi se vi volete allenare sulla precisione, sapete dove trovarli. Detto questo, il mio pallone Footwork in mano ce l'ho e posso partire. Ok, ci sono. Siamo? Pronti? Alfo, il Messi norvegese. Sei? Oddio. Mamma. Bro. Oddio. Oh, bello. 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 Oddio. Non era. Bello. Bella bassa, sempre il porto. L'istinto al gol, c'è, ma non c'è certo. Vai. Pienino, pienino, pienino. La gara di là. Mamma mia! Mamma! Ok, primo giro è andato ragazzi, adesso basta, il riscaldamento è concluso. Bello! Dove è la vergogna? Dove è la vergogna? Dove è la vergogna? Chi butta fuori la palla dal campo? Striscia come allora, un verme. Uno alza e l'altro cioè entra. Vai. Striscia come un verme. Sei un verme. Quando solo quando passi da qua puoi prendere tutti gli insulti. Sento un po' di razzismo. Vai, una della vergogna. Fai schifo. Vergogna. 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 Immigrato. I limoni, signore. Ok ragazzi, mi sa che non mi conviene più tirar fuori. Salvo. Niente. Pierino, attenzione Pierino. Mio. Attenzione, Harry. Ognuno deve essere messo in un paio. Vai, Nico. Vale. Nico. Apri. Si parte, terzo giro. Hai ancora traversa. Arriva lui. Niente da fare. Incredibile! Mamma mia! Non è niente, ragazzi.
Infatti non voglio dirglielo, non dovremmo festeggiare se lui l'ha messa in realtà. Però intanto hai diritto di prendere via il tuo portafoglio. Ma io posso prendere il Pierino? Passeremo dalle stelle alle stalle questo tiro. No! Oh, l'hai detto, eh? Dalle stelle alle stalle. No! No! God, please, no! Il Messi norvegese ti ha dimostrato quanto è forte. Ti aspetto sul campo. Oh! Dottore! Dottore! Dottore nel buco del cu. Ragazzi, già due si sono qualificati, la tessera comincia a salire. Hai gol questo stamattina. Bello! Dai! Bello! Era un bel lancio, schiavato sotto. Ficca! Ah! Ti avevo preso l'otto. Oh! Oh! Ah! Sta prendendo così svoi in campo. Ricambierò l'angolo. Dai! Vuoi calciare, cazzo? Divino! È divino! Dai, mannaggia, oh! Ma perché? Dai! Parte Gunter! Parte male, morto e male! Quella! Cerrico! Ora è più bello! Vado a prendere il portafogli. Esatto, e inizio a digiunare a sto punto. L'ho detto che era il tuo giorno, Enrico. Grazie Futork per riempirlo. Ciao. Sempre. Allora, vado. Passalo. E rimane pieno. E rimane pieno. Dai, raga, veloci. Bello. Sono rimasti in 5. Devo andarmene da questo giro. Oddio. E ci vediamo. Bacialo. Oddio. Devo attendere un attimo che si fermi. Sei forte, lo fa anche in movimento. Pierino, stai zitto! Iniziamo a tirare alla cazzo. Tirate di cane. Deve pagare Samuel! Devi pagare tu, Samuel! Ragazzi, siccome siamo rimasti in 4, dopo svariati tentativi, la palla non vuole entrare, mettiamo un round game. Cosa significa? Che bisogna tirare dal dischetto di rigore. Ah. Dai! Niente. Destra o sinistra? Sinistra. Sinistra è più difficile. Secondo giro. Dai! Mannaggia! Ragazzi, la palla non vuole entrare. Josué, per favore, cerca di intervenire in qualche modo. Non così, Josué! Eccolo! Proprietario del canale, e ragazzi. Quindi non dovrò pagare.
magari la cena. Ma sbaglio, è tornato a sorriso. Facile per me. Oh brother, mi sembri una bella uscita di galera. Camere, bacia il portafoglio. Posso prendere due? Come funziona? Un qualcosa di sicuro c'è, che qualcuno di loro dovrà pagare la cena. Manca il bacio al portafoglio. Bacio al portafoglio. Ragazzi, destra o sinistra? Arbitro, destra. Destra. Attenzione. Inizia ad esserci un po' di nervosismo, ragazzi. No! È uscita! Ha girato! Su se stesso è uscita! Ma questo sai perché? Perché Nicolas ha calciato troppo forte. Ha calciato troppo forte. Deve entrare da regolamento. Così. Oh, oh, mamma mia, ragazzi, Pierino! E allora? No, uscita anche fuori dalla porta. O andate a morire su quella. io non devo seguire così. Portafoglio, portafoglio. Sei d'accordo? Dato che sono rimasti in due, adesso King ci dice cosa scegliere da mangiare. King! Sono rimasti in due, quindi. Qui a Gusago c'è un posto dove fanno lo spiedo, raga. Pollo fra! Pollo! Secondo me, spesa media, testa. In totale 75. Oh, yeah! È così. La testa. Attenzione! Giacomo! No! Riesco a beccare quello. Ma stesso! Allora Alfo, tu che sei un dottore in questi momenti, cosa bisogna prendere? 20 gocce di omeopatia e ti calmi subito. Ok, allora continuiamo. Ragazzi, proverò di rovesciata. Sì, no. Sì, ciao. Cosa vuole fare? Questa per il pipega. Quale delle due? Io ho puntato questo da inizio. Allora guardalo. Oddio. Oh! Ogni tentativo buttato via. Guarda, ti sono già scritta futura da partire qua. Ma come scegli? Serve. Posizionata. Te l'ho già posizionata. Aspettate. Io chiudo il giro, chicco. Attenzione. Che cos'è? Mi volete far pagare lo stesso? Però tu sei pagare tu. Però tu sei buono, mi farei tirare. Va bene. Sono io l'arbitro, decido che Pierino ha ancora un tiro. E dai anche un giallo però a sto punto. All'ultimo tiro. Allora, la chiamiamo così. Se io faccio gol, ci dividiamo la cena da pagare. Se non lo faccio, pago. Davvero squadra, vai Germania. Tensione, i Guarelli Burger. E quindi ragazzi, ci vediamo a cena. Lo senti questo odore? È uno spiedo, Odore di spiedo? Ma no, ragazzi, non è odore di spiedo, è odore di spiedo gratis. No, tranquilli, sta già andando a saldare il conto. Ragazzuoli, questo video si conclude qua. Io vi ringrazio immensamente per averlo visto fino alla fine. Non è finito perché adesso ci vediamo direttamente a cena. Seguite i ragazzuoli che hanno partecipato a questo video. Like, commento e ci vediamo a cena. Guardate dove li ho portati. Grande Pierre. Grazie. Bravo Pierre. È giusto così quando perdi le challenge su YouTube. Siamo quasi tutto completo, manca solo. Avevamo chiesto lo spiedo, però siccome a Pier non piace lo spiedo, ci possono andare. No, lo sai, pago io, decido io. Vabbè, raga, a me piace il sushi. Io vedo questi 9 euro. Andiamo qua. 9 euro. Ci ha portati comunque nel ristorante sushi Giappo più.
buono di tutta Brescia. Sì. Di, io spero anche il più costoso perché ma devo mangiare. Io voglio questo qua, 80 euro. Okay. 80 euro. Anche 81 euro. Se volete vedere quello che mangeremo, mi raccomando, seguiteci su Instagram. E andate a vedere quanto ho speso. Lo diremo già nell'Instagram di Off Samuel, ragazzi. Mi raccomando, qui sotto. E detto questo, noi vi salutiamo. Ciao. Buon appetito! Hai voluto esagerare, Pierre. Hai veramente voluto esagerare. Ragazzi, ostriche a cena oggi. Di testa. Ma sei un signore. Sei un signore. Si può anche la champagne, per favore.